Ciao a tutti, ho preparato questo impasto, sono andata diretta, ho messo gli ingredienti in planetaria e ho fatto girare. Adesso ci faccio qualche giro di pieghe, ho messo l'olio, ne ho messo un po' mentre impastavo, un altro pochino l'ho fatto assorbire adesso con le pieghe, i 20 grammi di olio. Voglio fare la pizza baciata. Quindi questo impasto ora lo copro, lo tengo un'oretta fuori, poi lo appoggio in frigo almeno 2 giorni, quindi 48 ore. La pizza baciata non è altro che due strati di pizza sovrapposti e cotti insieme, che poi va farcita. Una volta cotta si apre e si farcisce. Qui vedete l'impasto dopo 48 ore, che poi adesso saranno anche di più perché bisogna formare i panetti e lasciarli ancora a lievitare. Naturalmente va fatto con una farina forte o una farina tecnica per pizza. Allora, adesso verso l'impasto sul piano di lavoro dove ho messo la farina, l'ho infarinato. Con lo stesso tipo di farina oppure una zero come volete. Ok, e adesso vado a dividerlo. Allora, quindi dovrei fare due pezzi uguali. Io, siccome non la farò molto grande questa pizza baciata, faccio 3 pezzi, così un pezzetto lo lascio per magari per fare una pizzetta normale. Quindi li vado a pesare. All'incirca farò 2 etti e mezzo, 3 etti, adesso vediamo, perché voglio farla non tanto grande, quindi quasi come un pochettino più piccola della mia teglia. Adesso non vi do le misure perché poi vi regolate. Voi potete tranquillamente dividere a metà e fare i 2 pezzi. Ok. Mi aggiusto i panetti. Dovrebbe essere il pezzo sotto leggermente più grande e il pezzo che va a coprire un pochettino più piccolo. Formo i panetti così come se dovessi fare una pizza normale, eh? Li arrotondo. Ecco, così con le mani. Ok. Ed ecco qua, il primo panetto è pronto. Intanto che finisco gli altri, volevo dirvi, perché mi fate delle domande sotto i video, se ho una pagina. Non ce l'ho la pagina Facebook, ho solo un profilo privato, o meglio ce l'avevo, però l'ho tolta già da diverso tempo. Quindi se voi andate a guardare un video di tipo di 2 o 3 anni fa, magari lì risulta che ho una pagina e invece no, non riuscivo a gestirla e quindi l'ho tolta. Però le domande se le fate sotto i video, bene o male vi rispondo. Oppure potete anche seguirmi su Instagram, che ho visto, non mi seguite molto, anche se ho tanti iscritti, però ho visto che Instagram non tutti. E forse perché non siete iscritti, quindi non lo seguite molto, però mi farebbe piacere, ecco, se mi seguite. Ok, i miei panetti sono pronti, tutti e 3, e adesso questi vanno messi a lievitare almeno 2 ore, 2 o 3 ore, dipende dalla temperatura, comunque debbono crescere, aumentare di volume. Quindi per l'orario io adesso sicuramente ci pranzo con questa pizza, però voi regolatevi se dovete farla la sera, regolatevi con l'orario. Questa ricetta la trovate anche sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre in un evento. Intanto qui questi sono i panetti lievitati. È un evento a cui io non ho partecipato, sapete che con il gruppo ogni tanto facciamo questi collettivi insieme, però
Però ecco, poi ho seguito tutte le fasi di Rosa e ho deciso di farla anch'io questa pizza baciata. Però se volete andate sul gruppo e trovate anche là la ricetta. Allora, mi allargo il primo panetto per fare il primo strato di base della pizza baciata. Io invece di mettere subito in teglia, ma potete farlo voi tranquillamente, preferisco mettere sulla pala, sopra la carta forno. Faccio tutto sulla pala e poi così poi faccio scivolare direttamente in forno. Ok, qui ho accelerato un pochino, allargo. La farò un po' sottile. Se invece l'impasto voi lo dividete a metà, sicuramente vi verrà un pochino più altina, ma io la preferisco un po' sottile, non alta. Ci metto un po' d'olio sopra, lo allargo un pochino con le dita, così. Ok. E poi l'appoggio un attimo e mi preparo la base, l'altra base per coprire. Tra le altre cose volevo anche ringraziarvi perché questo canale sta crescendo molto, abbiamo superato i 15.000 iscritti e velocemente ogni giorno ci sono tanti iscritti, quindi ringrazio tutti perché non me l'aspettavo. Certo, non siamo ai livelli e nemmeno lo pretendo perché per carità il mio è un modesto canale, diciamo così, un modesto canale, anzi sono arrivata anche tanto, tanto avanti, ecco, non pensavo di avere tutti questi iscritti. Quindi ringrazio veramente tutti. Allora, allargo un altro pochino e poi la metto sopra e quindi si va a baciare l'altra base. Vediamo un po'. Direi che ci siamo. Quindi questa sopra dovrebbe essere leggermente più piccola, però vediamo perché forse mi si è allargata un po' troppo. Vabbè, adesso l'aggiustiamo un pochino. Come vedete l'ho fatta sottile. Però questo va a gusto vostro, eh? L'allargate di meno e vi viene più alta. Ma io perché ho lasciato un panetto per fare un'altra pizza normale, altrimenti sarebbe stata perfetta. Metto ancora un po' d'olio e non metto sale perché comunque nell'impasto, se volete mettetelo, non mi sembra che sia previsto nella ricetta sopra, anche perché poi dentro va farcita con cose saporite, quindi penso che va bene così. Adesso la copro perché la lascio riposare 10-15 minuti, scusate la pellicola qui. Una quindicina di minuti, anche meno, va bene, così lievita ancora un pochino. Nel frattempo il forno così va a temperatura a 250 gradi. Io ho messo per adesso statico, poi vediamo se cuoce bene, altrimenti passo sul ventilato. Ecco qua, ho fatto scivolare, come vedete, con la pala, sta già dorando. Ed eccola, prima di tirarla fuori sollevo un attimino per far uscire perché al centro poi si forma un po' di vapore. Faccio uscire un po' di vapore, la lascio ancora un attimo. Ok. E dentro, certo, dentro non diventa dorata, rimane un pochino morbida, ma non importa, l'importante è che è dorata fuori, ecco qua. Ed è pronta. Io ne farcirò soltanto metà perché poi ho un'altra pizza da fare,
E ci metterò i broccoletti o friarelli, noi li chiamiamo qui ai Castelli Romani, broccoletti. Quindi sentiamo, sentite com'è croccante? È bella croccantina. E naturalmente ho aspettato un attimo, non fredda, però la facciamo soltanto siepidire un po' prima di mettere le cose dentro. Ecco qua. E sapete che stiamo ancora in quarantena e quindi dobbiamo usare le cose che abbiamo in casa. Io non... Ci sarebbe stato bene un po' di porchetta di aricia, un po' di provola, qualcosa così, però non ho niente. Ci metto la verdura, i broccoletti, che va benissimo. Ok. Ci metto anche un po' di peperoncino, così la rendo bella piccantina. Questo è il peperoncino nostro, dell'orto, essiccato. Ok. Ecco qua. Adesso la ritaglio, qui ci faccio due o tre pezzi. La ritaglio. Che buona. Buonissima, così croccante. Però anche se si fredda, magari l'altro pezzo prima di farcirlo basta metterlo nel forno già caldo e scaldarlo diventa croccante. Guardate che bontà, mamma mia, buonissima. Beh, che dire, è venuta molto bene, sì. Penso che ci pranzo, con questo ci pranzo. Bene amici, vi ringrazio della visione, un saluto a tutti e buon appetito. Ci vediamo al prossimo video, ciao!